Roma e tra i primi del Lazio, una vita di ricordi che ha raccontato a Rossella Santini. Buongiorno, signor Umberto Bendoni, classe 1912, 4 figli, 8 nipoti, 11 bisnipoti, vive in una villa sulla Giustiniana e da qualche giorno ha compiuto 107 anni, coccolato da una numerosa famiglia. Che cos'è la vita per lei? La vita? La vita è la famiglia. Questo chi è? Papà. Come si chiamava? Armando. Questo? Umberto, Gianni e i genitori. E qui chi è a cavallo? Questo è mio fratello Massimo. E questa bella signora chi è? Questa è Massimo, mamma. E io. Dove eravate? Al mare Anzio? Anzio. Mio padre comprò sta casa a 4.000 lire, mi ricordo. Tasselli del mosaico di famiglia, la sua vita scorre tra queste foto color seppia. Gli brillano gli occhi quando parla dei fratelli, della moglie Luisa. Dove ha conosciuto il suo amore? Alla villeggiatura di Anzio, vicino a Roma. Che età aveva? E mia moglie aveva 6 anni meno di me. E poi gli allenamenti in canoa con la Tevere Remo di Via Ripetta e il titolo di campioni d'Italia. Dove si allenava? A Roma al Tevere e oppure al Lago del Bacco. E quando c'era il giorno delle gare, proposto a Roma. Noi eravamo i Riumanovi a Roma e si allenava tutti i giorni. E il nipotino Giulio, 97 anni in meno, segue le orme del nonno. E tu oggi sei allo stesso circolo? Sì, sono allo stesso circolo, anche facciamo anche noi le barche con il 4, come, stesso come lui, e siamo anche sul Tevere, ci divertiamo molto, molto bello lì. Senti, ma tanti anni di differenza un po' ti imbarazza? No, non mi imbarazza tanto, perché è sempre mio nonno. E i nonni sono sempre i nonni.